Dovendo partire, ho dovuto effettuare diversi trattamenti alla moto per quanto riguarda la conservazione, quindi diversi passaggi di manutenzione fondamentali per ritrovare la moto al pieno delle sue funzionalità nella nuova stagione. Quali sono i trattamenti necessari? Iniziamo dal cambio olio. Esagerato. Non è nero, vedi che è un po' ambrato, un po'. Sì, ancora. Guarda il residuo che lascia lì, Sì. nel bianco. Di spennellare la trasmissione e sporcarci di grasso. Catena già pretensionata perché era veramente in condizioni pessime. Tra l'altro è secchissima. Ci ho fatto un viaggio on off-road, non ho mai lubrificato. È una cosa che non va mai fatta. Adesso facciamo una pulizia, petrolio bianco e poi andiamo a lubrificare con il WD-40. Adesso gli diamo una prima lubrificata, poi andiamo a lavare la moto e facciamo il resto. Tutta pulita, tutta perfetta. E adesso per togliere questi micrografi, ma proprio micro, inesistenti, non so se si vedono in controluce. Utilizziamo un po' di pasta abrasiva e la facciamo brillare. Una puntina. Il messaggio invernale della Teneré è quasi ultimato. Quindi, ricapitolando, abbiamo fatto inizialmente cambio d'olio che ci stava dopo tutti i chilometri che abbiamo fatto in Turchia e poi in off-road in questi mesi. Dopodiché abbiamo tensionato la catena. Abbiamo pulito tutta la trasmissione col petrolio bianco ed è uscito veramente di tutto. Dopodiché abbiamo lubrificato con il WD-40 Lube. Abbiamo pulito tutta la moto. Adesso tocca ai vari Prima a dettagli. smontare la parte anteriore per pulirla bene dall'interno e lasciarla totalmente senza aloni di saponi e di qualsiasi altro componente. Adesso andiamo a pulire per bene tutto lo schifetto. Ovviamente utilizziamo sempre il Muc-Off che è perfetto anche per questo tipo di utilizzo. Risultato eccezionale se ci può specchiare. Passiamo all'ultimo passo che è la lucidatura delle carene. Andiamo ad applicare questo WD-40 Specialist che è un lucidante al silicone che crea uno strato protettivo sulle plastiche della moto e tra l'altro la fa brillare in una maniera incredibile. Si può utilizzare sia sulla fibra di carbonio, sull'acciaio e sulle plastiche, quindi le andremo a mettere un po' ovunque, evitando ovviamente steli, forcella e freni e quant'altro. Mi fanno in microfibra. Anche un profumo. Eccezionale. Sì, questo prodotto è una bomba. Il risultato finale tra lucidatura a mano e la lucidatura al silicone è pauroso.
Lucidità incredibile, non si vede più la parvenza di un graffietto in controluce. Veramente il risultato ottimo. Ho avuto la possibilità anche di lucidare acciaio, tutto, motore, cerchi, forcelle e quant'altro. Quindi risultato veramente eccezionale. Vedete anche la strumentazione. Anche per questo video è tutto, abbiamo operato al 100% sulla moto per quanto riguarda la conservazione. Adesso metteremo cavalletto posteriore, cavalletto anteriore e la conserveremo per bene. Ovviamente tanga full, così evitiamo condense all'interno della tanica. E nulla, ci vediamo al prossimo video.